Allora, parliamo di Harvey di Emma Klein, perché su questo libro, se mi seguite su Instagram, avevo già iniziato a fare una mezza polemichetta, una mezza polemichetta delle mie. Perché in realtà questo libro, questo finto romanzo, diciamo, questo racconto lungo, io l'avevo già letto perché era stato pubblicato a luglio sul New Yorker con il titolo White Noise. White Noise, rumore bianco, perché? Perché è un racconto in cui Emma Klein, l'autrice delle ragazze, raccontava le 24 ore precedenti alla sentenza al processo ad Harvey Weinstein, in cui Harvey Weinstein, il suo Weinstein, scopriva in qualche modo di essere il vicino di casa di Don DeLillo. E quindi c'era il richiamo a rumore bianco, anche perché a un certo punto Weinstein parla in qualche modo con DeLillo e decide, si convince che vuole produrre la trasposizione cinematografica di Rumore Bianco. Ed era un raccontino molto, molto interessante. Io l'avevo letto quest'estate, mi era piaciuto perché poi c'aveva tutti gli elementi che mi potevano, diciamo, stuzzicare. C'era Don DeLillo, c'era comunque un'idea interessante di raccontare in prima persona un personaggio in quel momento, ma anche in questo momento, insomma, che nessuno vorrebbe raccontare in prima persona, soprattutto in America, soprattutto nell'America perbenista e soprattutto sul New Yorker, che è stato uno dei giornali, delle riviste che più hanno portato avanti il tema del Me Too. E quindi mi aveva subito colpito questo racconto. Era un raccontino di 20 pagine, però in realtà, quindi era proprio un racconto. Quando Einaudi annuncia l'uscita di questo fantomatico Harvey, io dico: che cazzo è Harvey? Cioè, non lo so, perché Emma Klein c'aveva, ah, in usci no, è uscito negli Stati Uniti e non è ancora uscito in Italia il suo secondo romanzo, ovvero Daddy. Ma di Harvey io non avevo mai sentito parlare. Poi vado a leggermi la quarta di copertina e dico: questo però è White Noise, questo è il suo racconto. Poi però vado a vedere 90 pagine e io dico: cioè, ok tutto, ok l'impaginazione larga, però passare da 20 a 90, perché comunque è impaginato largo, è piccolino, perché, cioè, ok, è un libro piccolino, però sono comunque 90 pagine più o meno, dai, diciamo, potevano essere 75 in una formattazione un po' più stretta, ma ok, non sicuramente 20. E allora cerco di capire un po'. Einaudi non scrive da nessuna parte, in nessun articolo, che questo è il racconto pubblicato sul New Yorker, perché effettivamente non lo è. Adesso che l'ho letto e quindi posso fare il paragone, non è lo stesso racconto. È una versione estesa, ma parecchio estesa, eh. Cioè, ci sono tutta una serie di scene che non c'erano proprio nel racconto uscito sul New Yorker, e non riesco a capire perché nel colophon, diciamo qua, nella pagina dove di solito ci sono i diritti, c'è scritto titolo originale Harvey. Però io non l'ho trovato questo Harvey come pubblicazione, diciamo, autonoma sul mercato americano. E 2020, diritti di Emma Klein e della sua agenzia, ok. Quindi non è la pubblicazione di White Noise, ovviamente. Quindi immagino che Emma Klein avesse una versione più lunga, diciamo da novella, perché si può considerare una novella, un racconto lungo, poi ognuno le chiama come vuole, di questa storia. Com'è? È più bello, è più brutto? Più o meno è uguale, cioè non è che mi è cambiato molto, diciamo che a me era piaciuto il racconto e questo non è. Cos'è che dici? È una mezza anteprima, no, non lo so se quel racconto uscito sul New Yorker era un'anteprima, perché non si può considerare un'anteprima.
che se fosse, se quel racconto uscito sul New Yorker fosse stata l'anteprima di Harvey, allora non avrebbe raccontato tutta la storia. Ah, ok, niente, stavi dicendo qualcos'altro, scusate. Ok, scusa, scusa, Giulia, scusa. Va bene, ok. Non ho capito. Magari Harvey poi esce. Ah, stai dicendo che Einaudi ha pubblicato in anteprima quella che è la versione lunga del racconto uscito di Emma Klein? Può essere. Può essere, ma allora perché non lo dicono? Cioè io non riesco a capire la comunicazione dell'editoria italiana. Cioè, esce il nuovo libro di Emma Klein, mi dici dall'autrice del bestseller Le ragazze, mi dici il nuovo romanzo di Emma Klein, quando di romanzo sinceramente è difficile parlare, ma va bene. Poi, ok. Perché non mi dici... Sì, faccio un tweet a Einaudi, sì, ma chi mi caga? Non mi caga Einaudi, figurati. Bastava dire, dal racconto uscito quest'estate sul New Yorker, che faceva anche un po', come dire, claim pubblicitario, il nuovo libro di Emma Klein, in anteprima intermondiale. Cioè, sarebbe stata veramente una roba strepitosa. Invece no, Einaudi l'ha buttata lì come se questo Harvey esistesse, questo libro, questo Harvey. Anche perché poi, non mi ricordo se ve lo dicevo in una live di qualche settimana fa, io quando ho letto il racconto, che si intitolava White Noise, sarà stato per una mia propensione, diciamo, perché ce lo volevo, perché volevo che fosse così, ma io quando l'ho letto ho detto, ok, qui il protagonista è Don DeLillo. Perché, cioè, ok, la prima persona singolare è Harvey Weinstein. Anzi, Weinstein non viene mai nominato, è Harvey. Giustamente, non si vuole mai avere cause legali. La voce narrante è Harvey. Però nel racconto ci sono tutte le scene con Don DeLillo, che invece, in questa versione più allungata, risultano molto più staccate, no? Cioè ci sono tre scene con DeLillo, diciamo, una all'inizio, una a metà e una alla fine. Nel racconto sono messe tutte insieme, quindi è come se la Klein o il New Yorker, la redazione del New Yorker, abbia tagliato quelle tre parti e le abbia messe insieme. Infatti il titolo White Noise, no? Perché era molto legato al riferimento a DeLillo. Poi non posso dirvi, perché se vi dico il punto cruciale... Ve lo brucio perché essendo un racconto non posso dirvi il punto cruciale, ma il punto cruciale è molto interessante, è anche molto divertente come idea. Ed è per quello che alla fine mi sembra, gli ho messo 4 stelline su 5 perché alla fine mi è piaciuto anche più delle ragazze, cioè questo è più bello delle ragazze come libro. Ovviamente non è un romanzo, è un racconto, però è più bello, un racconto può essere più bello di un romanzo, voglia. E quindi... Capisco perché invece questa versione allungata si chiama Harvey, perché in questa versione allungata DeLillo quasi scompare. E quindi sono due robe completamente diverse, il racconto e il romanzo come focus. Il racconto era molto focalizzato sul rapporto tra loro due, tra i dialoghi tra loro due. E qui invece ci sono alcune scene in più, da contorno, abbastanza inutili sostanzialmente, lui che parla col suo avvocato, lui che parla con la sua collaboratrice, no, quello forse c'era già anche nel racconto, lui che sì, quello c'era anche quello sul racconto, più che altro le parti con l'avvocato, la sua preoccupazione per la giuria, per la sentenza del processo del giorno dopo, ok, che quindi creano un po' più di... Come dire, danno un po' più di respiro alla vicenda, ok? Il racconto era molto stringato, era anche molto veloce, che è un bene o un male, dipende. Io non la trovo una brutta operazione, nel senso, cioè, io non ne capivo il senso perché nessuno me l'ha spiegato il senso. Poi potrete dire, vabbè, ma il 99,9 periodico per cento delle persone non sapeva che era uscito un racconto di Emma Klein sul New Yorker. Ok. Però questo non è che cambia qualche cosa, cioè, secondo me faceva parte anche del racconto del libro dire che esiste una versione racconto.
perché altrimenti sembra quasi che Emma Klein, dopo le ragazze, abbia voluto scrivere un libro su Harvey Weinstein. No, il suo libro è Daddy, che uscirà chissà quando, perché poi anche qui le priorità di Einaudi. Pubblichiamo questo in anteprima, come dice Giulia, ma Daddy, che è già uscito da mesi, con calma, con calma. Quindi non si capisce bene anche questa cosa. Comunque, per chiudere, a me è piaciuto. Cioè, dopo tutto questo, io non posso dire che non mi è piaciuto, perché non è per niente male, anche nella sua versione allungata. Ma fa il suo, devo dire che fa il suo. E soprattutto c'è una rappresentazione di Weinstein che è molto poco partigiana, molto poco, come dire, sarebbe stato molto facile raccontare Weinstein come un demonio, un essere spregevole. Invece c'è una rappresentazione molto umana di Weinstein. C'è una caratterizzazione del personaggio Harvey bella, cioè molto bella, molto superiore rispetto a quelle che avevano i personaggi delle ragazze. La prosa della Klein è quella classica, molto semplice, pulita, tac, 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 frasetta breve. Non mi strappa, non mi fa strappare i capelli la prosa della Klein, però qui ha azzeccato il concept e ha due o tre idee che per un racconto bastano per essere di alto livello, che funzionano. Vi leggo, vi leggo. Questa cosa del colofon è interessante. Sì, infatti, il fatto che non ci sia scritto white noise è indicativo, cioè sono due robe diverse. Il racconto e la novella, il romanzo breve, sono due cose diverse. Quindi è meglio la versione breve, diciamo, sono due cose diverse. Io, quando ho finito di leggere il racconto, ho detto, ah, che bel racconto su De Lillo. Quando ho finito di leggere questo, ho detto, beh, un romanzo breve, carino, su Harvey Weinstein. Cioè, proprio sono due facce diverse. Vabbè, ma la strategia di comunicazione dell'editoria italiana e non avere una strategia. Però capisci che boh. Non... Allora, perché è bello che noi abbiamo questa cosa, ok? Cioè, a me piace che in Italia sia arrivato questo libro, ok? Questo oggetto. È bello. In più, devo dire, non sono neanche sconvolto tanto dal prezzo. 12 euro, sì, potrete dire, vabbè, 90 pagine, 12 euro sono tanti, però ormai costano 20 euro i libri, cioè, quindi non c'è stata neanche grossa speculazione. Cioè, la speculazione sarebbe stata se avessero pubblicato veramente solo il racconto, quelle 20 pagine. È interessante, però me l'avrebbero dovuto spiegare, io volevo che me la spiegassero questa operazione. Però quello che non mi torna in questa storia sono le due versioni. Le cose sono due, o la versione originale, quella, e il New Yorker ne ha chiesta una ridotta, quella è molto probabile, oppure qualcuno dopo ha chiesto di elaborare di più il tema. Ma a questo punto Einaudi stessa, dato che è uscito da loro, no, su questa la escludo. La escludo perché leggendo, avendo letto entrambe, mi sembra che quella del New Yorker sia quella tagliata. Sono quasi certo che Emma Klein abbia scritto questo racconto così, che come tutti i racconti, come tutti i romanzi, poi vengono editati e tagliati. Si è arrivata la possibilità, speculo, sto speculando, si è arrivata la possibilità di pubblicarlo sul New Yorker, che poi, come vi dico, come vi dicevo prima, è una rivista molto sensibile al tema del MeToo, eh? Cioè, è stata una delle riviste che più di tutte ha portato avanti il tema del MeToo, quindi probabilmente interessate anche al tema, ha detto, perché no? Però non capisco perché io non l'abbia trovato come libro Harvey sul mercato americano, cioè questo mi rimane un attimo in... E qui parte una citazione colta, Find Logic, esattamente, sì. È come quel meme che gira su internet, non deve avere senso, basta che sia un gran casino. Molto italiana come strategia, a cazzo di cane, sì, diciamo di sì. Però quello che mi fa arrabbiare dell'editoria italiana è che si pubblica della bella roba, mediamente il livello è molto alto, e non la si spiega. Cioè, perché un lettore dovrebbe essere... Cioè, no, anzi, non è vero che non la si spiega. Si
tratta il pubblico lettore come un pubblico di deficienti, che magari nella maggioranza dei casi è anche vero, però è triste come idea di vita, cioè nel senso come idea di lavoro professionale, cioè perché devi trattare il pubblico lettore come dei deficienti? E quindi gli dici, guarda, Emma Klein ha scritto un libro su Harvey Weinstein, ti è piaciuto le ragazze? Tieni, che è vero, cioè, è tutto vero, però è un po' banalizzante, è un po'... Cioè, non lo so, cioè, la cosa più bella di questo racconto è proprio il rapporto con De Lillo. È anche proprio interessante come... Questo ve lo posso dire perché è nelle prime pagine. E non mi ricordo se c'era nella versione ristretta, non mi ricordo. Harvey Weinstein decide di... In queste 24 ore decide di voler trasporre Rumore Bianco. E allora al telefono con i suoi collaboratori... Tutti un po' preoccupati per la sentenza, e lui è l'unico che dice: no, ma figurati, mi assolveranno. Figurati, io non ho fatto quelle cose, non mi sono comportato così, quindi assolutamente mi assolveranno di sicuro, non dovete avere dubbi. E dice: iniziate già a lavorare al prossimo film, perché io a tutti i costi voglio trasporre Rumore Bianco. L'avete letto Rumore Bianco? E nessuno dei collaboratori risponde. E lui dice: ma come? Siete tutti dell'Ivy League, arrivate tutti da grandi college, Don DeLillo, maestro della narrativa americana, e fa una citazione, adesso non me la ricordo più neanche, però dai che la trovo, dai che la trovo che è in corsivo, dovrei vederla, sono poche pagine, dovrei trovarla. Vabbè, e fa una citazione che in questo momento non mi ricordo, che non... Trovo. Ecco, un grido si avvicina attraversando il cielo. Ok, e la ripete più volte. Come potete. E tipo l'ultima ruota del carro tra i suoi assistenti, che lui non tra i suoi tra gli assistenti del suo ufficio legale che lui non conosceva neanche, dice: ma quello non è Rumore Bianco, è l'arcobaleno della gravità di Pynchon. E qui poi Harvey si arrabbia, mette giù e poi va a controllare. E veramente quella è la citazione di Pynchon e non di De Lillo. È molto divertente anche questa cosa, no? Che lui confonda De Lillo con Pynchon, che voglia trasporre il Rumore Bianco, ma Emma Klein fa trasparire che non l'abbia mai letto Rumore Bianco. Se l'ha letto, comunque non se lo ricorda bene, non ha ben chiaro di che cosa parla. Cioè, è molto divertente anche in questo caso. Ovviamente, come racconto funzionava proprio per la sua velocità. Qui da un attimo, perché comunque è breve, cioè, ragazzi, l'ho letto in mezz'ora. Da un attimo di respiro in più. Delle cose da dire ce l'ha, delle cose da dire ce l'ha, secondo me. Sarebbe curioso allora che proprio il New Yorker prenda una versione tagliata dove Weinstein non è centrale come nella versione intera. Questo è vero. Quello che mi fai notare questa cosa è vero. Ora, che non sia centrale, è centrale. Però già nel senso, avrebbero potuto intitolarlo anche loro Harvey, quel racconto. Invece hanno intitolato White Noise. E hanno tagliato e hanno messo tutte le parti con De Lillo. Non lo so, sicuramente, cioè, se devi fare una riduzione di questo libro, è ovvio che tiri le parti con De Lillo, perché il libro di Rumore Bianco e questa fantomatica trasposizione che nel giro di 24 ore nasce e muore, in qualche modo, è centrale. Tutto il resto sono telefonate un po' in più, però... Che cos'è in più nella narrativa, in letteratura? Cioè, io sono sempre per definire le digressioni fondamentali quanto la parte, diciamo, l'osso di un romanzo. Senza le digressioni un romanzo non è bello. Grazie Andrea B012. E però se fosse così e tu dici che nel racconto lungo Weinstein esce in modo umano, il dubbio che sia stato fatto tagliare dal New Yorker per non riabilitare la sua figura mi viene. Bah, allora adesso. Io sono sempre uno che riesce a trovare l'umanità anche nei personaggi meno umani, eh? Cioè, prendete sempre con le pinze quello che vi dico. Cioè, io sono
uno dei miei romanzi preferiti è American Psycho, ok? Quindi sono un grande amante di Carrera ed Ellis, ok? Quindi dovete prendere sempre con le pinze questa cosa. Però io dico che a priori, se mi avessero detto una scrittrice americana ormai post Me Too scrive un romanzo in cui la prima persona singolare è Harvey Weinstein, io mi sarei aspettato un romanzo molto più, come dire, duro con la persona Weinstein, molto più cattivo e anche molto più superficiale. Invece, cioè, ovviamente non è che lo assolve, anzi, lo tratta un po' come uno scemotto, lo tratta un po' come, più come una persona anziana che forse non ha neanche realmente capito in che situazione era immerso. Che forse è anche peggio, devo dire. Cioè, probabilmente Weinstein avrebbe preferito una rappresentazione da demonio, da essere spregevole piuttosto che da ingenuo anziano, però io sicuramente mi metto in mezzo ai lettori deficienti, ma no, no, perché Marco Avvocato del Diavolo, anche perché cosa c'è di più umano della sopraffazione della violenza? Non mettetemi in bocca parole che non ho detto, ma il focus diverso può modificare il senso, secondo te? Non tanto, cioè non è così diverso, è abbastanza. La storia è quella. Ha semplicemente aggiunto. Ci sono semplicemente delle parti in più qua. Però sono delle parti in più anche secondarie, dico io, cioè. Ti caratterizzano un po' meglio il personaggio, questo sì. Nel racconto breve, diciamo che tu associavi un po' di più quella che è la tua idea di Harvey Weinstein. Perché non avevi il tempo di starci tante pagine con lui. E invece qui hai la possibilità anche di vedere, non so, lui che parla con il maggiordomo, non so, il tuttofare, la descrizione della casa, che io nel senso, non me la ricordo molto, ma non era descritta con molte frasi nel racconto breve, la casa in cui, che poi non è neanche di Harvey Weinstein quella casa, ma era la casa di un amico che aveva prestato nel Connecticut. E no, io devo dire che non mi è dispiaciuto, non mi è dispiaciuto. L'ho preso su Libraccio e l'ho preso soprattutto perché ero curioso di capire la differenza, no? Cioè, volevo fare questo confronto ed ero, devo dire, quasi già pronto a un po' distruggerlo. Non tanto perché il racconto mi era piaciuto, ma mi era stata antipatica come operazione all'inizio. Invece devo dire che adesso ci trovo un senso. Cioè, sono felice alla fine di averlo, questo libro, perché qualcosa me l'ha raccontato, c'è questa bella riflessione, c'è un'idea carina. Non è un plot twist, però è un senso finale, anche molto di tristezza, di compassione, che mi è piaciuto.